Innanzitutto devo ringraziare chi mi ha ospitato, chi mi ha invitato, l'associazione Vaned e la figura del suo presidente. Devo ringraziare anche chi mi ha preceduto. Voglio un saluto particolare per il rabbino qui presente. Prima di iniziare il discorso che voglio fare, mi volevo collegare a chi mi ha preceduto. C'è il problema del revisionismo e del negazionismo, e purtroppo è così, è un elemento che marcia da parecchi anni. Tra l'altro è abbastanza singolare che ci sono forme di revisionismo anche nell'estrema sinistra francese, ad esempio. Certi settori borghesi, quindi non è un'espressione soprattutto della destra e dell'estrema destra, ma ci sono anche delle forme di revisionismo e negazionismo all'estrema sinistra. Detto questo, l'aspetto abominevole che va bene, ogni storico ha diritto di rivedere la storia, cioè uno storico è revisionista per definizione, salvo che poi ci sono dei protocolli che bisogna rispettare. E generalmente gli storici revisionisti o negazionisti questi protocolli certamente non li rispettano. Quanto alla Polonia, appunto, poi il fatto che il revisionismo sia un revisionismo degli storici e un revisionismo dei cattivi storici, ma che sia imposto a livello di legge dello Stato è una cosa abominevole. Tra l'altro ci sono altri fenomeni, come sapete in Ungheria ci sono problemi di emarginare, eliminare certe forme di cultura, in Lituania credo che qualcosa sull'Olocausto ci siano già delle proibizioni del genere. In Turchia non si può parlare della strage degli armeni, proibito per legge, si va in galera se uno fa un riferimento. Quindi voglio dire, qui c'è l'Europa orientale, è così, è un malato grave, è un malato grave. La situazione in generale, questo qua è soltanto un auspicio politico, visto che siamo in una situazione di crisi politica generale in Europa e a livello mondiale. Questo può essere l'occasione formidabile per dare un processo di accelerazione al fenomeno dell'unità europea. Per cui crisi, cioè l'Europa se non si unisce non conterà più economicamente, e se non si unisce morirà così la cultura che è nata qui. Insomma, noi qui è nata la democrazia, qui sono nati i valori del rispetto dell'individuo, qui abbiamo avuto l'illuminismo, qui abbiamo avuto le espressioni più alte della democrazia. Quindi qui il fatto che il revisionismo lo faccia lo Stato è una cosa veramente abominevole. Ecco, io ringrazio anche di quell'opuscolo che mi è stato fornito, che ho utilizzato, però l'ho letto con attenzione, ma ne parlerò poco, perché è un lavoro pregevole, nel senso che dà tantissimi elementi, ma io non posso mettermi a fare la lista dei gruppi e delle divisioni, dei battaglioni, dei capi di questi gruppi di SS o di Gestapo, di quella formula indefinibile che non riesco a pronunciare in tedesco, però ho utilizzato perché ci sono delle testimonianze interessanti. Ecco, dicevo, leggendo questo bel comunicato stampa che è stato preparato, mi è fatto molto bene, allarga il discorso, infatti mi sono sentito un po' a disagio perché evidentemente copre uno spazio superiore a quello che ho preparato io. E poi la bellissima, bellissimo poema che volevo mettere in finale, mi ha bruciato il finale, mi ha bruciato. Comunque me ne farò una ragione, già sto pensando a un altro finale, quindi evidentemente voglio ovviare questo problema. Ecco, il problema è questo, che leggendo questa pubblicazione, si ha la percezione che moltiplicare dati e avvenimenti che hanno contrassegnato l'immane tragedia sembra quasi uno sfogo compulsivo, che non riesce a dare la dimensione del massacro. Cioè, è come aggiungere dati su dati, ma si rimane in una situazione in cui
non c'è una percezione profonda della tragedia. Quindi l'aspetto altrettanto frustrante è il fatto che non si riesce a dare un'adeguata interpretazione morale e filosofica esaustiva. Quello diceva giustamente Ronzitti parlando della banalità del male, erano persone come noi. Alcuni capi nazisti erano cultori di Goethe, erano così, per raffinare, cioè la Germania ha rappresentato l'apice dell'Ottocento, l'apice della cultura mondiale. E quindi è frustrante il fatto che non siamo in grado di dare un'interpretazione morale filosofica esaustiva. Tanta la tragedia è al di sopra della nostra capacità immaginativa e mette allo scoperto profondità inesplorate dell'animo umano. Cioè, evidentemente, la psicanalisi potrebbe avere, per chi ci crede, potrebbe avere uno spazio infinito, perché ci sono delle situazioni che nessuno aveva, cioè le brutalità dell'animo umano le conosciamo e ognuno di noi purtroppo in certi frangenti le esprime, però che si arrivasse a un'esplosione così totalizzante non c'erano mai avuti, non c'erano avuti dei precedenti di cui magari parlerò. E non è un caso che molti dei sopravvissuti non siano stati in grado di testimoniare con sufficiente lucidità. Quando si dice che colui che esce dal campo non ha il coraggio di testimoniare perché dice ma qui mi prendono per matto. Cioè è talmente immane la tragedia che io non so raccontarla e non sono creduto, insomma, no? Questa è la... E allora voglio ripetere il grido di un sopravvissuto all'inesorabile accumulo di narrazioni e di lavori storici sulla Shoah, l'annientamento degli ebrei d'Europa, le nostre lacrime e le nostre sofferenze annegate in un oceano di parole. Cioè, evidentemente, uno può aggiungere parole su parole, ma evidentemente c'è uno scarto tra il messaggio che si vuole comunicare e la sommatoria di elementi che si portano. Infatti Auschwitz, che simboleggia tutta la realtà contraccezionaria nazista, resiste agli sforzi dell'immaginazione e della percezione e si sottomette solo al ricordo. Tra i morti e i sopravvissuti c'è un abisso e non esiste un talento capace di penetrarlo. Ecco, io però vorrei prima di parlare dell'occupazione, delle stragi, dei campi di concentramento, vorrei fare un minimo passo storico per contestualizzare tutto. La Germania nazista, cioè muore Hindenburg nel 2 agosto del 1934, Hitler ne approfitta cioè aveva già preso il potere l'anno precedente, aveva risolto il problema con un'ala del movimento sociale nazionalsocialista, cioè con le SA di Röhm, famosa notte dei lunghi coltelli del 29-30 giugno del 34. Ecco, assume il potere assoluto giocando fondamentalmente su due elementi. Uno è la paura del bolscevismo, che è quello, magari se ho occasione ne parliamo, che è quello che permette al fascismo di avere grosso credito nella Chiesa Cattolica. Cioè la Chiesa Cattolica, allora ne accenno soltanto, la Chiesa Cattolica che si è trovata bistrattata perché il risorgimento non l'hanno fatto i cattolici, il risorgimento l'hanno fatto i laici, l'hanno fatto i liberali, l'hanno fatto i massoni, l'hanno fatto i garibaldini, non l'ha fatta la Chiesa Cattolica. L'urto era tale, l'ho già ricordato una volta, che tra Vittorio Emanuele II e Pio IX, che quando muore Vittorio Emanuele II, l'Osservatore Romano scrive: il re è morto e il Papa sta bene. Questo tanto per dire qual era il clima tra Chiesa e Stato. Poi dopo 20 giorni è morto anche il Papa, quindi pareggio su tutta la linea. Ma questo per dire che evidentemente, siccome lo squadrismo fascista, apro questa parentesi, poi ritorno naturalmente all'argomento, lo squadrismo fascista
ha colpito anche Domizoni, ci sono tanti degli episodi di violenza che venivano per sempre, come dire, non giustificati, dire sì, c'è stato un po' di violenza, bisogna star calmi, ci sono degli atteggiamenti e delle giustificazioni veramente imbarazzanti da parte della Chiesa. E poi alla fine, quando c'è, dice, finalmente il fascismo è quello che permette così, la centralità della Chiesa di Roma di riaffermarsi potentemente. La stessa cosa in Germania, le organizzazioni cattoliche si sciolgono, entrano nell'organizzazione nazista, ci sarà un po' di polemica quando fanno fuori un po' di preti cattolici in Polonia e allora lì la Chiesa si giustifica, dice sì, vabbè, ma siamo in guerra, sono cose che succedono, no? Naturalmente i preti, i polacchi si ribellano a questo tipo di interpretazione. Così cauta. Ecco, quindi il primo compito di Hitler, che è comune anche al fascismo, è quello di bloccare il bolscevismo. Questo qua è il terrore in Europa occidentale. E la seconda è quella del riscatto, cioè una Germania abituata alla crescita assoluta dopo dalla guerra franco-prussiana del 1870. La Germania è in ripresa, c'è Bismarck, poi c'è Guglielmo II che esprimono tutta la potenza e la sconfitta della prima guerra mondiale è qualcosa che il tedesco non riesce a elaborare, ma non soltanto dai nazionalisti, anche da persone, da progressisti, cioè erano sgomenti, dico come abbiamo potuto perdere la guerra? Guardate che anche Freud all'inizio le prime cose sono di appoggio alla guerra, poi si vergogna e fa marcia indietro. Quindi intellettuali di primo livello partecipano a questa posizione. E quindi, vuol dire, evidentemente, Hitler pesca facile sull'anticomunismo, pesca facile su questa offesa mortale all'identità tedesca. E naturalmente, perché abbiamo perso la guerra, dice Hitler? Perché c'erano i nemici, che erano i nemici? Comunisti e gli ebrei. Quindi abbiamo dei traditori che ci hanno fatto perdere la guerra, noi che eravamo i più forti del mondo abbiamo perso la guerra, colpa dei nemici interni. Quindi Hitler denuncia Versailles, tenta di occupare l'Austria nel 1934, non ci riesce, riuscirà nel 1938, poi nel 1939 si prende la Cecoslovacchia, spezzandola in due parti, una parte la governa direttamente, cioè la Repubblica Ceca. La parte slovacca mette un governo, pone un governo fantoccio di cui c'è un certo Tiso, Monsignore, di cui voglio dire anche due parole. C'è un certo momento che catturano degli ebrei, un gruppo di ebrei, e un rabbino va dal nunzio apostolico e dice: condotto questo gruppo di ebrei, probabilmente li vogliono ammazzare, e va a protestare dal nunzio slovacco. E questo dice, momento, voleva intercedere presso questo Tiso che era il governatore. Dice, ma lei viene di domenica? Domenica è la giornata sacra del Signore, per noi cattolici viene a disturbarci domenica. E no, per queste, come le chiama, per queste questioni profane non ci possiamo disturbare. Anche dice, come questioni profane? Fuccideranno dei bambini, e bambini innocenti? Dice, no, nessuno è innocente. Non è, i bambini, in quanto ebrei, non sono innocenti, devono essere ammazzati e devono essere ammazzati anche coloro ebrei che si sono convertiti al cattolicesimo, perché la razza è quella lì e il battesimo non cancella la razza. Questa è la risposta, Monsignor Tiso Cattolico. Ecco qui, interessante una cosa che io appunto ai miei studenti. E racconto sempre il fatto come adesso banalizzerò un po', ma a proposito dell'antigiudaismo, che poi diventa, se lo riesco a trovare, sì, dico, è interessante vedere, cioè l'antigiudaismo, cioè adesso banalizzo, magari sono cose che sapete meglio di me, voi sapete che, voglio dire, la religione cristiana facilmente riesce a conquistare coloro che sono le religioni politeiste, no? Che religioni monoteiste hanno anche culturalmente, filosoficamente una struttura superiore.
tranne qualche eccezione che saranno anche delle ribellioni dei politisti, ma il cristianesimo avanza. Nei confronti degli ebrei, che sono anch'essi monoteisti, prima tentano la conversione, poi non ci riescono e allora comincia è la bomba atomica che si butta contro gli ebrei e l'accusa di deicidio, no? Questa qua è l'arma vincente. Allora ho trovato una cosa di Sant'Agostino, di Ambrogio, che manda una lettera all'imperatore Teodosio. Dice: tu Teodosio ti sei permesso di condannare un gruppo di persone che è andato in una sinagoga ad ammazzare gli ebrei. Ma come ti sei permesso? Quelli sono dei demoni, sono dei coloro che hanno ammazzato Gesù Cristo. E questo per dire, l'episodio era avvenuto nel 388 a Callinico, l'ho scritto perché la Callinico, l'attuale Raqqa, che è stata la capitale del gruppo del califfato, e quindi una cosa che lega presente. E poi visto che ho fatto questa digressione, la continuo. È interessante come i fenomeni di pogrom sono antichi. Quando Urbano II nel 1095 lanciò la prima crociata, ecco, in Germania dal 1096 fino al 99 si scatenarono degli eccidi nelle comunità ebraiche spaventose. Ecco, questi tra l'altro, anche da ricordare che questa famosa prima crociata in cui si andava a cosiddetto a liberare la Terra Santa, l'ho raccontato in una conferenza che ho fatto esattamente giovedì scorso, questi crociati che andavano in nome di Cristo a liberare la Terra, facevano stragi non solo di ebrei, ma tutta la popolazione, trovavano ovunque andassero, rubavano, violentavano e ammazzavano, no? Quindi era una scia di sangue che si trascina. Queste sono le gloriose crociate della storia. Questa è la prima crociata. Ma torniamo a noi. Ecco, quanto alla Polonia, quindi la storia della Germania, Hitler che prende potere con questi due imperativi, antibolscevismo e riscatto dell'offesa subita. Quanto alla Polonia, la Polonia cerca di tenere una politica equidistante, perché naturalmente i polacchi sono stati così maltrattati nella storia, per cui il ricordo delle varie spartizioni è sempre presente. Joseph Beck, che è il ministro degli esteri, punta a mantenere una politica di equilibrio. Non aderisce all'anti-Cominform, vuole rimanere neutrale, cerca di avvicinamenti con la Francia e l'Inghilterra, cerca di avere dei contatti anche con l'Italia fascista. E la Polonia riconosce il governo di Franco, perché Franco il 28 marzo del 39 arriva a Madrid, praticamente comincia quella dittatura che durerà fino alla morte di Franco nel 75. Ecco, questa è la situazione tedesca, un equilibrio che poi non funziona, perché ci sarà il famoso accordo Ribbentrop-Molotov del 23 agosto del 1939. Ecco, tanto però dare un elemento e non una giustificazione, perché nella storia non si bisogna mai giustificare nulla, bisogna spiegare. Ecco, Stalin aveva tentato un rapporto con le potenze occidentali in funzione antitedesco e aveva mandato Litvinov, che tra l'altro era un ebreo e russo, che era stato ministro degli esteri fino al maggio del 1939. I francesi e gli inglesi non accolgono questo avvicinamento e snobbano questo tentativo. Allora Hitler Stalin capisce che è meglio che mettersi d'accordo con la belva nazista, in modo che si scateni dall'altra parte. Quindi gli accordi Ribbentrop-Molotov sono all'interno di questa ipotesi. Tenga presente che Stalin in uno scritto del 1929, erano appena iniziati i piani quinquennali che iniziarono nell'ottobre del 28,
dirà: noi ci dobbiamo, siamo un paese sottosviluppato, dobbiamo sviluppare l'economia sovietica a ritmi forzati, infatti i famosi piani quinquennali. Tra 10 anni saremo in guerra con la Germania. Gli anni non sono stati 10, sono stati 12, quindi non aveva previsto male la sua, la, non aveva fatto un errore di valutazione. Ecco, sempre per dare nel contesto sempre di questo 39, l'Italia invade l'Albania nel 7 aprile, nel maggio ci sono già delle leggi in Ungheria contro gli ebrei. E poi inizia la guerra perché il 23 c'era l'accordo, il 1° settembre, venerdì 1° settembre 1939 inizia l'operazione tedesca. Andranno avanti molto, molto velocemente con stragi immediate pazzesche. Il 17 settembre interverrà l'Armata Rossa e l'Armata Rossa prenderà quella parte di Polonia che era già stata presa nelle tre spartizioni del Settecento, quindi si ricalca. Tra l'altro, in quella parte occupata dai sovietici c'erano già delle grosse minoranze di ucraini e di bielorussi. Ecco, voglio dare qualche dato statistico. Che ci sono 2 milioni di ebrei che vanno a finire sotto la dominazione tedesca. Ecco, soltanto a Varsavia c'erano 400.000 ebrei, vale a dire più di quanti ebrei c'erano in Germania nel 1933. Ecco, la Russia occupa quei territori, come ho detto, abitati da bielorussi e da altre minoranze. Ecco, più di 6 milioni di cittadini polacchi, più di un quinto della popolazione della Polonia, morì tra il 1939 e il 1943. Ecco, altissime sono anche le percentuali di altre, anche altre minoranze che vengono fatti fuori. Ecco, l'ordine della Hitler è: uccidete senza pietà tutti gli uomini, donne e bambini di discendenza o lingua polacca. Siate spietati, siate brutali, è necessario procedere con la massima severità. Questa sarà una guerra di annichilimento. Inizia la tragedia. Quindi il discorso è spietato anche verso la Germania. Il problema è che la Polonia doveva essere disertificata e doveva crearsi, cioè i pochi sopravvissuti dovevano diventare schiavi del Reich. E però bisognava sfoltire e la popolazione tedesca doveva andare a rioccupare quei territori che parzialmente erano stati abitati già nel periodo precedente, perché la Prussia si era sviluppata tutta verso Oriente. Ecco, inizia questa operazione Tannenberg, è un'operazione di desertificazione. Il compito finalmente la pronuncio questo nome non so se riesco, Einsatzgruppen, non so se, Einsatzgruppen, che ho difficoltà a pronunciare. Questo qua erano così dei punti di diamante. Io adesso non voglio parlare di come era organizzata la polizia tedesca, c'era l'SS, c'era la Gestapo, che era un'altra cosa, e poi c'era sostanzialmente dell'SS, sì, erano dei sì, costituivano dei gruppi esattamente, avevano una funzione come dire, di ripulitura, cioè l'esercito andava avanti, poi loro dovevano far fuori le sacche di resistenza e dovevano in qualche modo intervenire se c'erano delle rivolte armate, delle resistenze, diciamo così. Ecco, queste truppe erano interamente motorizzate. Avevano l'obiettivo principale di assicurare il mantenimento dell'ordine dinamico che evolveva mano a mano che le truppe avanzavano. Ecco, i gruppi poi inviati in Russia erano quattro, ma queste sono suddivisioni, sono particolari che non voglio dare. Ecco, l'uomo più importante era un certo Heydrich, che era quello che veniva immediatamente dopo Himmler. Avrà una funzione di comando. Questo è un personaggio abbastanza così
diciamo, che resta abbastanza matto, vuol dire nel senso che girava per, poi per Praga, perché diventa in qualche modo governatore, e gli avevano suggerito la prudenza, lui girava spavaldamente, poi a un certo punto gli sparano sulla jeep su cui viaggiava, lui viene ferito ma scende con la pistola, cerca di inseguire questi assalitori, che poi viene fatto fuori, no? Quindi questo, e infatti viene commentato, e Himmler diceva che lì è proprio un deficiente, lo dice proprio, non dove, come si è andato a cercare. Ecco, ecco, in questo periodo numerose sono le eliminazioni di ebrei di polacchi nel mese di settembre, cioè dal 1 settembre al 28 settembre, quando termina l'occupazione, ci saranno già stragi molte organizzate. Furono fatte saltare in aria sinagoghe, depredati i negozi di ebrei e furono effettuate esecuzioni di massa. Si stima che nell'autunno 1939 non meno di 7.000 prigionieri di guerra ebrei furono massacrati. È importante sottolineare però che il 70% delle uccisioni fu opera dell'esercito tedesco. Quindi quando si responsabilizza tutto le SS, non è vero, perché in effetti ci fu anche un intervento preciso da parte dell'esercito. Perfino Goebbels annotò sul suo diario alla data 10 ottobre: il verdetto del Führer contro i polacchi è devastante, sono animali più che esseri umani, del tutto stupidi e amorfi. Cioè non è che fossero teneri, però erano spaventati dall'impegno di Hitler, perché molto spesso si ponevano il problema tecnicamente come riuscire a ammazzare tanta gente, no? Dicevano che ci sono delle difficoltà organizzative e pratiche per ammazzare le persone. Nel mese di ottobre le brutalità crebbero ulteriormente. Hitler diede ordine di eliminare i disabili mentali e fisici. Nelle fosse comuni finirono i loro giorni più di 20.000 persone. Molti furono uccisi in camion trasformati in camere a gas. Tuttavia, chi criticò questi metodi non per motivi morali, ma per opportunità politica. È controproducente massacrare qualcosa come 10.000 ebrei polacchi. Alla propaganda nemica viene offerto materiale che non potrebbe avere una maggiore efficacia in tutto il mondo. E infatti sono suggerimenti come farli fuori, cioè evitare la pubblicità. Qualcuno poi saggiamente osservò che il danno peggiore costituito dall'enorme imbarbarimento, e questo qua invece è qualcuno che critica da un punto di vista buono, diciamo così, enorme imbarbarimento e dal decadimento morale che in brevissimo tempo si diffonderanno come un'epidemia entro il pregevole materiale umano tedesco. Verranno a trovarsi insieme persone caratterialmente malate per scatenare, come accade in polizia, i loro istinti bestiali e patologici. Questo tanto per dire che quando nei processi qualcuno diceva eravamo obbligati a... Ci sono vari esempi di capi che si rifiutano di fucilare. Naturalmente non facevano carriera, questo qua è evidente, però dire, non era quando sì. I vari personaggi dei processi si appellano all'inevitabilità, all'impossibilità di disobbedire, non è vero. Cioè evidentemente non veniva messo da parte. Appunto per mitigare quest'eco di brutale crudeltà, Himmler prese a sostenere che le operazioni di sterminio erano esclusivamente operazioni antipartigiane, quindi siamo stati attaccati, abbiamo dovuto reagire, abbiamo ammazzato queste persone, e quindi evitare di raccontare com'è avvenuta l'eliminazione. Heydrich, giusto la pronuncia? Che nel settembre del 41 venne nominato governatore del protettorato di Praga e poi assassinato in un attentato, come ho raccontato prima, emanò ordini precisi su coloro che devono essere eliminati: tutti gli ufficiali del Comintern, gli ufficiali di alto e medio rango e gli estremisti del Partito Comunista, del Comitato Centrale e dei comitati provinciali e distrettuali, i commissari del popolo, gli ebrei al servizio del partito del governo e altri elementi estremisti quali sabotatori, propagandisti, cecchini, assassini, agitatori e così via.
Ecco, e questo è il quadro della situazione polacca. E appunto in pochissimo tempo le eliminazioni furono numerose, proprio dal primo settembre, man mano che occupavano dei territori venivano eliminati con questa pratica di queste Einzelgruppen, eccetera, eccetera, che intervenivano, come dire, di ausilio rispetto, perché la Wehrmacht ci pensava direttamente molto spesso a eliminare gli ebrei e gli avversari. Ecco, come sapete, il 22 giugno del 1941, operazione Barbarossa, ci sarà l'attacco tedesco all'Unione Sovietica. È una domenica, 3:15 del mattino, operazione Barbarossa. Ecco, questo scontro, questa guerra porterà a 40 milioni di morti. Tra l'altro sono stime che continuano a aumentare e diminuire, per cui non si capisce bene, gli storici su quali elementi lavorino, no? Perché è anche complicato, perché non si può lavorare sui dati ufficiali, perché i dati ufficiali venivano molto, come dire, rielaborati. Ecco, qui parlo per esempio a Białystok, città polacca già occupata dai sovietici. Le truppe furono, naziste furono accolte come liberatrici, ma questo accade anche in Ucraina. In Ucraina, dove soprattutto nella parte occidentale ci saranno grandi accoglienze. Tra l'altro i tedeschi poi trattarono male anche i loro, tra virgolette, amici. Per cui la logica nazista di Hitler è che non ci sono alleati, bisogna eliminare tutti, perché saranno territori che dovranno essere occupati dai tedeschi. Ecco, la popolazione di Białystok non si aspettava ciò che sarebbe avvenuto in seguito. Poi, giorni dopo, arrivavano le Einsatzgruppen e poi c'erano entrati a Kaunas. Non so se, vabbè, Kaunas, no? Sì, no, lo dico scherzando perché 2 anni fa erano partiti dei tifosi sampdoriani perché c'era una partita proprio lì a Kaunas. Adesso parte con questo aspetto giocherellone. La Kaunas è la seconda città della Lituania. Infatti mi ero permesso di ricordare questo fatto, ma nessuno dei miei studenti sapeva che cosa era avvenuto a Kaunas. Ecco, lì ci fu il primo pogrom, che mi hanno detto che si dice pogrom. Questa sarebbe l'esatta pronuncia, ma meglio dire pogrom, se no nessuno capisce. Ecco, furono eliminati 35.000 ebrei, che era quasi un terzo della popolazione. Ecco, nel frattempo, proprio il 22, in contemporanea dell'inizio dell'operazione Barbarossa, un nazionalista ucraino gridò da Radio Berlino: «Morte agli ebrei, morte ai comunisti, morte ai commissari del popolo». Questo qua era un annuncio che veniva fatto per radio. A Ternopil, occupata il 2 luglio del 41, vedete che le operazioni vanno avanti velocemente, già il giorno successivo era possibile vedere fosse profonde 5 metri e larghe 20, perché le costruivano già con questa regola, no? Dovevano avere queste misure. Ecco, il 29 luglio Himmler fece sapere quale sarebbe stata la sorte degli ebrei in un radiomessaggio: «Tutti gli ebrei maschi devono essere fucilati. Condurre donne ebree nelle zone paludose». Gli ordini ricevuti dal generale di corpo d'armata Friedrich Jelken erano ancora più chiari e imperativi. Le sue truppe dislocate nella Russia meridionale dovevano eliminare tutti gli ebrei con la sola eccezione di quelli necessari per il lavoro coatto. Nel 40, luglio 41 arrivò l'ordine alle Einsatzgruppen di uccidere anche donne e bambini. L'ordine di massacrare 90 bambini ebrei produsse forti disagi. Poiché le SS si rifiutarono di sparare, l'esecuzione fu affidata ai volontari ucraini. Tra l'altro, appunto, quello che vediamo adesso è che in Polonia c'è la proibizione di parlare della partecipazione degli ebrei, dei polacchi a queste stragi. C'è una damnatio memoriae, cioè una cosa che io dico a tutti i miei studenti,
questo gioco storico di attribuire tutto la violenza ai tedeschi è un bello scaricarsi dalla coscienza, perché alle stragi contro gli ebrei hanno partecipato polacchi, ucraini, cecoslovacchi, lituani, ungheresi, italiani, poi anche in Olanda, nei paesi nordici il fenomeno credo che sia più ridotto, quindi c'è una partecipazione collettiva enorme. Generalmente, come dire, ci ho proiettato tutti sui tedeschi, ci si sgrava da questo delitto. Cioè anche in Italia gli episodi di antisemitismo furono molti e feroci. Ecco, nel luglio del 41, dicevo, appunto, l'ordine di massacrare 90 bambini ebrei produsse forti disagi. Dicevo, appunto, le SS si rifiutano di sparare e intervengono i volontari ucraini. Himmler si preoccupò allora di istituire centri psichiatrici in cui venivano curati gli uomini delle SS entrati in crisi dopo le fucilazioni delle donne e dei bambini. Ecco, mi risulta che anche molti aguzzini argentini, dopo gli episodi del 76, 83, eccetera, eccetera, in cui furono ammazzati molti oppositori, tra l'altro ho scoperto che una persona col mio nome e mio cognome è stato ammazzato in Argentina e fu precipitato da un aereo come mandavano le persone, no? Li buttavano direttamente in mare, e c'è anche la data 11 maggio del 1976, ho raccolto questa testimonianza. E dicevo, evidentemente gli aguzzini poi devono ricorrere a cure psichiatriche, e in Argentina mi è stato riferito che appunto c'erano tutta una serie, e la stessa cosa accade tra i tedeschi. Ecco, interessante il rapporto segreto di un commissario al superiore di Minsk in merito al massacro degli ebrei ad opera dell'undicesimo battaglione di polizia. Quanto alla dinamica dell'operazione, devo sottolineare con gran dispiacere che ha rasentato il sadismo. Questo è uno dei, questo tanto per negare, come facevano alcuni, cioè non potevo fare a meno di obbedire, no? Qui ci sono le testimonianze che dicono il contrario. Nel corso dell'operazione la città aveva assunto un aspetto spaventoso. I cadaveri degli ebrei fucilati si ammassavano nelle strade. Ripetute volte ho dovuto letteralmente cacciare fuori dalle fabbriche con la pistola puntata i funzionari di polizia tedesca e i partigiani lituani durante l'operazione. Il battaglione di polizia ha depredato in maniera inaudita non solo le case degli ebrei, ma anche quelle dei ruteni. Si sono presi tutto ciò che hanno trovato di utile, stivali, pelli, tessuti, oro e altri beni di valore. Sulla via pubblica sono stati strappati agli ebrei orologi e anelli dalle dita nei modi più brutali. Questa è una testimonianza di un tedesco. Questo a Vilnius. Nel dicembre del 1941, da una lettera del soldato Heinrich Schumacher, dice: una squadra speciale è stata incaricata di radunare tutti gli ebrei e di scortarli in direzione di Minsk. Tutti sono dovuti salire su mucchi di terra e poi avanti con le raffiche. In un giorno ne hanno fatti fuori 9.500 di quei pessimi soggetti. Nel bosco, prima di andarcene, abbiamo preso una berella di Natale, perché è stato un momento di commozione. L'accenderemo domani sera qui, nel nostro piccolo ma confortevole rifugio, nel lontano oriente, e dentro di noi ripenseremo alla nostra bella patria tedesca lontana. Cioè festeggiavano il Natale dopo una strage, si radunavano pensando alla patria lontana. 21 agosto del 41, altro testimoniale, 90 bambini ebrei assassinati. I bambini furono, e questo qua è una persona che si commuove di fronte a questo fatto. I bambini furono tirati giù dal camion, collocati al sopra della fossa e fucilati. Le grida erano indescrivibili, non dimenticherò la scena per tutta la vita. In particolare mi è rimasta impressa nella memoria una bimbetta bionda che mi ha preso la mano. Poi hanno fucilato anche lei. E qui passiamo a parlare di Babi Yar. Di Babi Yar, tra l'altro, Babi Yar è una località a nord-ovest di
dalla periferia di Kiev. Ci volevo passare, ma non ho avuto mai l'opportunità di andarci. È stato fatto anche un bel film, non so chi di voi l'ha visto, Ogni cosa illuminata, che è anche il libro, anche il libro esattamente, e la storia di questo ebreo polacco emigrato in America che insieme al nipote vanno a Babi Yar. Poi c'è una storia abbastanza comica che c'è un finto autista che è un finto cieco, e per questo ci sono anche degli episodi abbastanza divertenti. E niente, quindi vi è raccontata questa storia. Questo vecchio ebreo si salva perché sopra lui cade una montagna di cadaveri, lo danno per morto, lui rimane un bel po' di tempo lì sotto, poi a un certo punto sgattaiola via e se ne va. Ecco, Babi Yar è un fossato nei pressi della città ucraina di Kiev. Il luogo è tristemente noto per essere stato durante la Seconda Guerra Mondiale un sito di massacri ad opera dei nazisti e collaborazionisti ucraini. Io insisto sempre sul collaborazionismo, perché in certi casi i collaborazionisti erano più numerosi dei tedeschi. Particolarmente documentato e noto fra tali massacri quello compiuto tra il 29 e il 30 settembre 1941, anche se poi i massacri ce ne furono molti anche dopo. In quell'occasione persero la vita 33.771 ebrei, ma poi nell'arco del tutto l'anno saranno 100.000 i fucilati. La decisione fu presa dal governatore militare, non faccio il nome perché non è importante, dal comandante delle Einsatzgruppen, con l'appoggio della polizia locale ucraina. Fu uno dei tre più grossi massacri della storia dell'Olocausto. E la Shoah denomina l'eccidio come massacro della gola di Babi Yar. Questo perché? Perché alcuni partigiani polacchi, aiutati da agenti sovietici, avevano minato degli edifici in cui c'erano degli ufficiali nazisti, e quindi per reazione, questo era avvenuto il 24 settembre, per reazione i nazisti reagiscono con questa strage di cose. Però gli ebrei in questo caso non c'entravano questo vuol dire poco, ma vuol dire comunque è un causa-effetto che non funziona, nel senso che non vengono presi i responsabili, vengono presi gli ebrei che erano già in mano dei nazisti. Ecco, a Kiev in quel momento in cui risiedevano si risiedevano 60.000 ebrei e 100.000 erano fuggiti quando a giugno dello stesso anno i tedeschi invasero l'Unione Sovietica. C'era stata già una fuga, una dispersione. Inizialmente erano molti più, erano più 100.000, come ho detto. Ecco, tutti gli ebrei che vivono, questo è l'ordine che arriva dal comando nazista, tutti gli ebrei che vivono a Kiev e nei dintorni sono convocati alle ore 8 di lunedì 29 settembre, eccetera, eccetera. E questo qua è quello che precede appunto la strage di Babi Yar. Dovranno portare i propri documenti, denari, valori, vestiti pesanti, biancheria, quasi di far pensare che sia un viaggio verso il campo di concentramento, no? E infatti gli ebrei pensarono di essere stati deportati, no? E invece già il giorno 26 il comando aveva già deciso l'eliminazione di tutte queste persone qua. Ecco, gli ebrei si radunarono presso il cimitero aspettando di essere caricati sui treni. C'è tutta questa massa di persone che non ha capito ancora la sorte che li attende, no? Però dice questo, c'è una testimonianza di un certo Kuznetsov che dice: non c'era modo di schivare o sfuggire ai colpi brutali e cruenti che cadevano sulle loro teste, schiene e spalle da destra e sinistra. I soldati continuavano a gridare «Schnell, schnell!», ridendo allegramente, come se stessero guardando un numero da circo. Trovavano anche modi di colpire ancora più forte dei punti più vulnerabili, le costole, lo stomaco e l'inguine. Il massacro degli ebrei a Babi Yar ispirò il poeta Evtushenko, quella poesia che lei mi ha rubato, a scrivere
un poema di denuncia sull'antisemitismo russo pubblicato nel 1961. C'è da dire che Poroshenko ebbe poi delle grane per questa cosa, perché la raccontò all'università, tutti gli studenti, ebbe un grande successo, poi fu chiamato dalla polizia dicendo che era sbagliato enfatizzare questo ruolo degli ebrei vittime, perché in effetti le vittime erano state tante, non si capiva perché si dovesse puntualizzare, invece le vittime lì sono state soltanto ebrei in quell'occasione sicuramente. E come sapete ci fu anche un film, questo qua è quello che c'è tutto prima del Ogni cosa illuminata, ecco, e poi c'è stata anche questa una sinfonia, la numero 13 di Shostakovich, che io conoscevo ma non sapevo che fosse dedicata a Babi Yar. Allora l'ho risentita l'altro ieri, e tra l'altro è molto cupa, c'è questo suono di campana, non so se lo conoscete, c'è questo suono di campana che fa da sfondo alla tutta la musica, poi ci sono delle voci umane tragiche, con un tono dimesso e un tono molto cupo, e questa è la sinfonia che Shostakovich fece in onore delle vittime. Ecco, diciamo che soltanto dopo il processo Eichmann, che sapete il processo Eichmann del 61, fu catturato dai servizi segreti israeliani in Argentina, portato e processato, no? Tra l'altro Eichmann, ho visto alcuni filmati, teneva sempre un tono di basso profilo, no? Come se io sono un povero Cristo, sono un burocrate della cosa, invece appunto le funzioni, e ci sono particolari descrizioni di suo sadismo in tante occasioni, no? Sadismo mirato verso persone, insomma c'era un bambino che aveva, un bambino ebreo che aveva preso delle ciliegie e lui lo ammazzò di botte letteralmente, no? E ecco, va bene, il termine olocausto, mi sembra eccessivo dire che cos'è l'olocausto qui dentro, il termine greco è holocauston, che vuol dire bruciato interamente, mentre il termine Shoah viene tradotto generalmente col termine catastrofe, non so se sia il termine più corretto. Va bene, il rabbino mi dà l'approvazione. E poi citato in Isaia, almeno in Isaia, per quel che ne so io. E appunto il termine dell'olocausto è stato studiato da numerosi storici. Poi c'è io una pubblicazione che ho trovato di un certo Raoul Hilberg, The Destruction of the European and Jewish, è un lavoro che è stato pubblicato nel 61, è stato ripubblicato e notevolmente ampliato nell'85, poi ci furono delle edizioni francese e tedesca e quella in italiano, che è quella che conosco io. Ecco, qui c'è una cosa buffa che in effetti io mi ricordo che ero ancora ragazzotto, ma fu portato dal mio professore di lettere a vedere una mostra che si fu fatta qui nel 60 a Palazzo Ducale, e in cui si vedevano queste cose qua. Ma allora, dico, il fenomeno della Shoah non era, cioè, a parte in casa mia se ne parlava ovviamente, ma non era così diffuso a livello di coscienza, e secondo me il processo Eichmann è stato un salto di qualità per quel che ho potuto poi verificare nelle cose. Il nostro professore era un ottimo professore, quindi stimolò le nostre attenzioni, e ci fu questa mostra nell'entrata di Palazzo Ducale con tutte le fotografie dei campi di concentramento. Ecco, il fatto, dico, che perché se ne parlava poco? Perché i governi alleati non avevano nessun interesse a rendere di pubblico dominio i casi dei loro cittadini che avevano collaborato con i nazisti. Ecco, quello che dicevo prima, perché poi si parla sempre del nazismo come fosse fossero stati gli unici responsabili, e c'è la responsabilità è collettiva e generale. Ma poi, ecco, non parliamo poi della Croazia. La Croazia è stato uno scandalo. Scandalo in Croazia, hanno fatto fuori, oltre che ebrei, ma anche italiani, serbi, e i vari personaggi sono stati glorificati e santificati dalla Chiesa Cattolica,
e ci sono episodi veramente, bisogna fare un lavoro su questo, sul ruolo della Chiesa Cattolica nella Croazia. Tanto ammazzato, il 16% della popolazione ha perso la vita lì in Croazia, in questa strage. Sotto l'occupazione Sì, italiana. sotto l'occupazione italiana, per cui vuol dire, è chiaro Sì, che... generale croata, generale Ecco, sì. robotica. Ecco, ma dire poi il famoso giorno del ricordo che è il 10 febbraio, che vorrebbe farla a pari con il giorno della memoria. È chiaro che i morti sono morti. Io sono andato a visitare qualche luogo di esilio, qualche foiba nella zona, e sono cose spaventose. E quindi sono vittime che hanno il diritto di essere ricordate e piante come tutte le vittime. Non bisogna dimenticare che cosa hanno fatto gli italiani. Ecco, questo appunto si parte sempre da un certo punto di vista in poi si dimentica come la storia è stata spietata, perché ci sono stati degli episodi in cui venivano circondati i villaggi e fatta fuori tutta la popolazione. Sono episodi di violenza estrema da parte dell'esercito italiano, e questo non bisogna dimenticarlo. Quindi poi le reazioni sono altrettanto feroci, perché sono episodi da parte delle bande titine, sono episodi di violenza estrema, quindi non per negare la violenza che c'è stata, ma bisogna ricordare, la storia bisogna raccontarla tutta, voglio dire. Ecco, quindi appunto dico, quindi voglio dire il fatto che si sia nascosto tutto fatto qui perché c'erano delle complicità forti. Ecco, in Francia i rapporti col fascismo sono stati fatti fino in fondo, perché anche la destra francese ha partecipato alla resistenza. Invece qui in Italia c'è tutto un modo di dire sì, però poi la cosa più raccapricciante, come si dice, Mussolini andava bene, ha fatto soltanto due errori, prendersi con gli ebrei e fare la guerra, tutto il resto va bene, no? Cioè, come se questi due elementi non fossero già di stesso gravissimi, ma si intende così, come dire, imbossolare la cosa che in Francia o in altri paesi non è stato fatto. C'è sempre un revisionismo storico dappertutto, però diciamo che la cultura è storica di molti paesi, e anche in Germania hanno fatto i conti col nazismo in maniera molto seria. Ecco, quindi dicevo il fatto che non si vuole parlare di queste, fino al 61 se ne è parlato poco. Quindi noi abbiamo vari personaggi, per l'altro. Almirante, segretario del Movimento Sociale, che fu incriminato come fucilatore in un processo, non si sa poi che fine abbia fatto questa, cioè è stata una semi-assoluzione. Non ho seguito i particolari di questo. Ecco, quanto al termine massacro, il termine è usato con maggiore frequenza nei testi di studiosi di scienze sociali, quando bisogna trovare il minimo comune denominatore delle pratiche di esecuzione di massa studiate in storia. In effetti, il termine più adatto perché le alternative come genocidio si rivelano più problematiche in quanto appartengono spesso a definizioni normative di natura giuridica. Per esempio, ci sono le strage in Turchia, molti dicono che non sono casi di genocidio, e c'è qualcuno che si è messo a fare distinzioni sottili, no? Quindi è un termine che si presta a qualche contestazione, mentre il termine massacro. Se per quel che accade al popolo ebraico non ci dovrebbe essere difficoltà all'utilizzo del termine, per altri fenomeni si è aperta una sequenza di polemiche sulla possibilità del confronto, l'unicità, la riproducibilità di tali fenomeni. Qualche storico ha contestato l'opportunità dell'uso di questo termine per quel che concerne il popolo armeno, che anche quegli armeni non hanno scherzato, perché sono state delle stragi micidiali, soprattutto la maggiore credo che sia quella del 1915. Ecco, dice El Kenz in un libro, Il massacro della storia, nella storia, che nel vocabolario ginecetico
poiché è innanzitutto un tema legato alla caccia coi cani, la parola massacro designa non solo l'uccisione, ma anche il trofeo, le corna del cervo ucciso staccate e appese come decorazioni al muro. Quindi, evidentemente, questo termine è premio di ulteriori significati. Il termine massacro porta a privilegiare le assi di ricerca. Il primo si interessa all'intensità della pratica di violenza. Il secondo, riflettendo parzialmente l'assunto antropologico intorno al termine, affronta i modi di pensare, di esaminare, di immaginare le pratiche del massacro attivate da chi le compia per portarle a un fine. Ecco, io qui volevo ricordare altri episodi, a parte quelli che ho già citato legati alla prima crociata. La crociata per di fatto comincia nel 97-98, nel 99, luglio del 99 c'è l'occupazione o liberazione di Gerusalemme, 15 luglio mi sembra, e quindi questa prima crociata, ho già detto che tipi di violenze si fossero esercitate sulle popolazioni che avevano il piacere di subire questo passaggio dei crociati. E quindi saccheggi a non finire. E quindi è importante, ecco, poi c'è appunto, io ho citato il fenomeno, il primo pogrom grosso della storia, quello di Chisinau, nel Moldavia, del 19 aprile del 1903, quando furono assaltate, ci furono 45 morti, mi sembra, furono assaltate molte. E questo è l'episodio più grosso, perché in Russia l'antisemitismo, che è sempre stato presente, ebbe le prime riconoscenze con l'episodio dello zaricidio del 1881, quando viene fatto fuori Alessandro I, a secondo, scusate, Alessandro II. Ci furono erano i terroristi della Narodna Voljo che organizzato la cosa, comunque, e dentro la colpa degli ebrei ci furono i primi episodi della cosa. Poi l'antisemitismo in Russia è sempre stato abbastanza vivace. Citavo, leggevo una cosa di Dostoevsky, il diario dello scrittore, abbastanza interessante, che lui, c'è un ebreo, lui riporta nei suoi scritti questo carteggio, e c'è un intellettuale ebreo, forse un medico, che gli scrive per avere alcuna interpretazione, no? E Dostoevsky, anziché usare il termine ebrei, usa il termine shit, che è il termine più spregiativo, no? E quell'altro dice, momento, ma lei vuol parlare con me, vogliamo fare un colloquio culturale, lei già mi dà il termine più spregiativo che esiste. E Dostoevsky, con una sfacciataggine, dice, e mica colpa mia se lei è bravoso, no? Ecco, questa è la cosa, no? Ecco, c'è da dire che l'antisemitismo in Russia è pari all'antislamismo e l'anticattolicesimo, perché sono la linea centrale è l'ortodossia, perché l'ortodossia è quello che unisce Stato e trono e altare, no? Per cui c'è il famoso detto, Mosca sarà la capitale del mondo rinnovato, cioè l'ortodossia sarà la regione che unificherà il mondo intero, no? E gli ebrei venivano visti come un elemento disgregante, no? Come concepivano l'universalità, l'universalismo, quindi un elemento antinazionale. I musulmani erano nemici storici, ci sono ben 10 guerre tra la Russia e la Turchia. E i cattolici venivano visti come dei volgari materialisti, no? Volgari materialisti. Quindi evidentemente esempio, ci sono l'episodio quando i polacchi fanno le prime rivolte negli anni 30 e 60 dell'Ottocento, ci sarà una reazione violentissima contro i polacchi, non solo perché lottavano per l'indipendenza, ma perché era un elemento disgregatore, era un elemento cattolico che era intollerabile per il mondo. Quindi un atteggiamento
Quindi questo non per giustificare l'antisemitismo di Dostoevskij, ma per dire che questo atteggiamento di ostilità nei confronti delle religioni non ortodosse era molto forte. Ecco, come? Sì. Dico quest'ultima cosa, ha ragione il Presidente a chiamarmi a ordine. Volevo soltanto, prima di chiudere, citare, visto che la poesia di Babiliano è molto dolce. E io ho letto un libro che è Il bambino della neve di Goldhorn, forse molti di voi l'hanno letto, un libro molto bello, in cui si vede la storia terribile negli occhi di un bambino. Ecco, quello che volevo dire è che quello che appare, quello che ha detto anche nell'introduzione, Auschwitz non è commemorabile, Auschwitz non è riscattabile con la pietà umana. Auschwitz non è la Disneyland dell'orrore, questa qua è un'espressione di Goldhorn. Auschwitz è il cimitero privato in cui Goldhorn e altri ebrei possono incontrare e parlare in solitudine con i propri morti. Un libro commovente, grazie.